tema vaccino, i vaccini, come stanno andando nei vari paesi, perché appunto, per esempio, il Regno Unito aveva fatto tanti errori inizialmente, adesso sta in una fase invece in cui riesce a dare addirittura una roadmap di date per aprire tutto, dice che il 21 di giugno finiscono le restrizioni, perché se ho capito bene hanno raggiunto l'immunità di gregge praticamente lì, giusto? Allora, il Regno Unito ha fatto una grandissima rimonta. Io devo dire veramente, insomma, sono stati bravi a recuperare una situazione che stava andando proprio molto male. E che cosa hanno fatto loro? Loro hanno iniziato a vaccinare innanzitutto prima di noi, ma hanno, diciamo, rischiato, perché non lo sapeva nessuno se poi diciamo, un approccio del genere avrebbe funzionato, hanno, diciamo, allargato l'intervallo fra le due Sì. vaccinazioni. Quindi hanno fatto una prima vaccinazione e poi la seconda, dopo 12 settimane. Questo ha fatto sì che diciamo, le persone avevano un minimo di immunità che è risultato essere sufficiente per non farli andare in ospedale. E quindi di punto in bianco gli inglesi, che avevano fino a 1500 morti al giorno, e loro hanno una popolazione più o meno come la nostra, quindi loro stavano messi a un certo punto molto male, grazie a questo colpo di reni e questo impegno a vaccinare in maniera veramente efficiente, no? Sono riusciti a piegare la curva, abbassarla e a schiacciarla, perché il numero di morti in tutta l'Inghilterra adesso si aggira intorno a una decina, una ventina al giorno. Pazzesco, sì. Quindi noi dobbiamo seguire il loro esempio e dobbiamo metterci più presto possibile nella stessa situazione Scusa, degli Lara, a inglesi, proposito del perché loro di certo non esempio, abbiamo le una delle forze per cose metterci interessanti è che loro hanno nella usato stessa situazione degli AstraZeneca in israeliani. larghissima parte, no? E non hanno fatto distinzione, hanno dato a tutti, giovani, vecchi. Da noi, come ben sai, lei mi ha preso tante regioni differenti, prima era under 55, poi era prima dose, dose e mezzo. Io mi ricordo veramente la qualunque su AstraZeneca, fino adesso a quest'ultimo tema, cioè il rischio trombotico, la cosa che è meglio, viene consigliato, non è una cosa che, insomma, viene consigliata AstraZeneca dai 60 anni in su. Nel frattempo c'è il tema delle seconde dosi, che in Italia, insomma, molti le fanno, anche perché sono stati rassicurati, molti cominciano ad aver paura. Cioè, su questo ti chiederei proprio un giudizio, prima cosa il tuo parere su AstraZeneca, ma proprio un giudizio anche sul tema della comunicazione. Abbiamo dato troppe informazioni discordanti? No, allora parto proprio da questo. La comunicazione, secondo me, al di là di discordante, però si è fatta una confusione, le persone non capiscono più niente. Quindi devo dire che questo non è stato aiutato dal fatto che i vaccini che sono stati prodotti sono dei vaccini nuovi che non esistevano. Quindi a fronte delle, diciamo, perplessità che ci possono essere in un momento di emergenza, voglio dire, può essere che, diciamo, nel percorso di gestione di questa emergenza ci siano degli incidenti. Vorrei aggiungere però, ieri c'era un articolo sul Times che diceva che sono morte 7 persone associate, diciamo così, a questa vaccinazione. In un anno in Inghilterra di persone che muoiono affogate nella vasca da bagno ce ne sono 23. Cioè, veramente, ma proprio La veramente, stessa cosa che mi ha ma detto non è Remuzzi ieri. possibile confondere le persone al punto tale che ci si spara nei piedi perché le persone non vogliono vaccinarsi. Cioè, siamo arrivati Scusa, veramente ti posso fare una quasi, mi domanda, sembra un girone Ilaria? Dato che dell'inferno da tanta ci guardi confusione che dall'altra c'è. parte del mondo, io ho un cartello qui davanti che a me fa impressione. Cioè, come hanno deciso i vari paesi europei, che dovrebbero essere tutti sulla stessa barca, su AstraZeneca, ognuno in modo diverso. La Germania, secondo me, la fa con Pfizer e Moderna. La Francia la fa con Pfizer e Moderna sotto i 55 anni. Il Regno Unito va avanti tranquillo, infatti lo sappiamo. In Spagna niente dosi o vaccino diverso. Noi abbiamo detto si può fare, però nel frattempo abbiamo detto, raccomandato che era meglio farlo ai sessantenni, e quindi la gente ha delle paure, perché io continuo ad avere collegamenti con persone che non vogliono farsi la seconda dose. È una follia questa di fare ognuno come crede?
Allora, c'è un problema rispetto alla competenza dell'Unione Europea e la libertà che i singoli stati hanno di decidere. Allora, la cosa secondo me grave di questa situazione è che diciamo, la Commissione non aveva gli strumenti per gestire in maniera ben organizzata la Questo. campagna di vaccinazione. Perché? Perché la Commissione europea di solito non compra i vaccini, ma li comprano gli stati membri. Certo. Quindi alla Commissione è stato chiesto un impegno di fare una cosa che loro normalmente non fanno. Hanno fatto quello che hanno fatto, io non voglio entrare nel merito, ma i singoli stati adesso, siccome hanno le loro agenzie regolatorie, si esprimono in maniera diversa. Allora, per come la vedo io, la cosa più importante è di vaccinare le persone sopra ai 70 il più presto possibile. Con AstraZeneca, certo, anche con AstraZeneca. Mia mamma ha fatto AstraZeneca, mia suocera ha fatto AstraZeneca. Quindi, per favore, rendiamoci conto che ognuno che fa saltare un pezzetto di questo meccanismo a domino, come abbiamo detto prima, le ramificazioni si vedranno fra 10-15 giorni e il nostro ristoratore di prima, Hermes, non può riaprire. È così. Ilaria, ho due cose ancora da chiederti. Una riguarda questa immagine, no? Questo frigorifero, la catena del freddo. Tu dici che questo è un grande problema, che dobbiamo urgentemente pensare ai vaccini del futuro. Adesso che di solito